Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Spore d'Arte. Oggi parliamo di un'opera di Kirchner intitolata Marcella del 1910, un olio su tela oggi conservato al Museo Nazionale di Stoccolma. L'opera raffigura una fanciulla, potremmo dire adolescente, seduta sul letto con le braccia incrociate sul grembo. Per il modello e la posizione dello stesso, Kirchner fu sicuramente influenzato da un'opera precedente dell'artista Edvard Munch. L'opera in questione è Pubertà del 1895. Stiamo parlando di due opere molto simili, innanzitutto perché Munch è considerato il precursore dell'espressionismo, mentre appunto Kirchner è appunto l'artefice dell'espressionismo tedesco. Se noi paragoniamo i due quadri, notiamo effettivamente che ci sono moltissime cose simili. Benché il soggetto e la posizione siano gli stessi, abbiamo delle trattazioni completamente differenti. La trattazione del soggetto di Kirchner è una trattazione molto violenta, caratterizzata da un utilizzo di colori non del tutto naturali, stesi in maniera piatta, soprattutto per quel che riguarda le campiture, mentre linee decise e spesse, molto scure, vanno a delineare il soggetto descritto. Il soggetto descritto è un soggetto che ci viene rappresentato come se fosse quasi malato, il colorito è molto pallido e queste linee molto violente, di colori molto scuri, oltre a delineare e appunto descrivere la figura appunto rappresentata, dimostrano anche una sorta di ricerca di, se vogliamo, eliminare l'equilibrio all'interno dell'opera. L'opera di Kirchner è un'opera, in questo caso Marcella, è un'opera estremamente, potremmo dire, violenta, che tende anche a non ricercare l'equilibrio. Infatti abbiamo una contrapposizione di colori diversi, di toni molto accesi, a volte anche discordanti. La trattazione del corpo poi è una trattazione non naturalistica. Vediamo per esempio il corpo di Marcella, è trattato in maniera molto violenta, con delle pennellate molto decise, se vogliamo, che in qualche modo richiamano anche la tecnica della xilografia, una tecnica appunto di stampa che era molto utilizzata dallo stesso Kirchner e dallo stesso gruppo degli espressionisti tedeschi. In questo caso stiamo parlando del gruppo degli espressionisti tedeschi di Dresda, chiamato Die Brücke, il ponte. All'interno di quest'opera Kirchner, diciamo che racchiude quella che era fondamentalmente la sua poetica, una poetica appunto caratterizzata da l'uso del colore in maniera molto acceso, che era tipico appunto dell'espressionismo, un uso del colore acceso che in qualche modo si allontanava anche dalla raffigurazione naturalistica tipica invece della pittura, potremmo dire, accademica. Un utilizzo delle pennellate molto violente, molto decise, che se da una parte denunciano una sorta di potremmo così dire derivazione da quello che era appunto il segno all'interno della xilografia, dall'altro potremmo dire anche un'importanza della pennellata per quel che riguarda anche la violenza che in qualche modo trasmette allo spettatore. L'opera di Kirchner in questo caso raffigura una, in questo caso una fanciulla, ma raffigura un'umanità estremamente depressa, se vogliamo anche condannata ad una sorta di malessere universale caratterizzato anche dal pessimismo che era tipico dell'espressionismo tedesco ma che era anche tipico del periodo. Ricordiamoci che la fine dell'Ottocento, soprattutto per la Germania, era stato un periodo di forti cambiamenti. E soprattutto l'Ottocento era vissuto da parte di molte realtà come un periodo di perdita, di decadenza o comunque di svanimento di cose che erano state sempre presenti. In questo caso quindi un'umanità estremamente persa, un'umanità condannata ad un'esistenza non del tutto felice. Basta soltanto guardare anche lo sguardo di questa Marcella, che è uno sguardo tutto sommato è perso nel vuoto, reso anche con questi colori molto decisi che se in qualche modo ci testimoniano anche il forte trucco presente appunto sul viso del soggetto, dall'altra trasformano il volto quasi come una maschera. In questo caso riscontriamo anche gli influssi della scultura africana, che però creano un viso estremamente deformato che in qualche modo comunica allo spettatore uno stato di malessere e uno stato di, potremmo dire anche salute, non del tutto ottimale. L'opera di Kirchner è un'opera molto importante perché, come ti ho già detto, è uno dei massimi esponenti dell'espressionismo tedesco, Die Brücke appunto, che aveva appunto questa
forte, potremmo dire anche polemica, nei confronti della contemporaneità e soprattutto della vita contemporanea e della società umana per come si stava sviluppando. L'espressionismo, soprattutto quello tedesco, è caratterizzato appunto da questa analisi, che poi si riscontra anche in altre opere di Kirchner, in cui molto spesso anche la figura della donna è trattata ed è scelta come appunto figura depositaria della descrizione di una società in decadenza e di una situazione appunto umana non del tutto ottimale. Kirchner vuole così comunicarci questa sorta di angoscia e questa sorta anche di critica nei confronti della società. La vita di Kirchner è stata caratterizzata appunto da questa sorta di ribellione nei confronti della contemporaneità e della società. Ribellione poi, se vogliamo dire così, pagata a duro prezzo soprattutto sotto il periodo nazista, in cui appunto le sue opere furono estremamente condannate dal nazismo, tant'è che molte sue opere furono anche esposte all'interno del 1937 all'interno appunto della mostra di arte degenerata. Questo causò ovviamente questo causò una forte crisi all'interno della personalità dell'artista, che morì suicida nel 1938. Ti ho voluto parlare di un'opera espressionista all'interno di questo cammino di video di Spore d'Arte, nonostante io ti abbia già parlato di un'opera pre-espressionista che era stata L'Urlo di Munch. Ti metto qua il link al video se non l'hai ancora visto. In questo caso io ti ho voluto parlare anche di Marcella di Kirchner per il semplice fatto che l'espressionismo tedesco è un movimento artistico che mi affascina molto, soprattutto anche per quelle che sono le storie di vita dei protagonisti che hanno aderito al gruppo, che molto spesso erano sono delle vite caratterizzate da forte sofferenza e da una forte critica a quella che era la società contemporanea in cui questi artisti vivevano, e penso che sia uno dei movimenti che più mi interessa e forse che più sento anche vicino per come sono fatto io interiormente, quindi per quello te ne ho voluto parlare. Conoscevi già questa opera? Io aspetto ovviamente come al solito i tuoi commenti qua sotto. Ti ricordo inoltre che in info box trovi tutti i miei contatti per la pagina Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, e da poco ho aperto anche Tumblr, quindi trovi tutto qua sotto. Trovi anche la mia mail e trovi anche l'indirizzo al mio sito web personale, che è sempre in aggiornamento, in cui trovi tutte le novità appunto che riguardano questo canale e che riguardano il sottoscritto. Inoltre ovviamente ti do sempre appuntamento anche sul mio blog, in cui trovi dei post dedicati ancora una volta sempre a Spore d'Arte. Io ovviamente aspetto i tuoi commenti, ti ringrazio per la visione di questo video, mi auguro che ti sia interessato, ti do quindi appuntamento al prossimo video, ciao e a presto!